Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Allora, purtroppo, come chi di voi mi segue già su Instagram saprà, anche questo weekend non potrò andare alla casa perché il motivo per il quale stavo poco bene settimana scorsa si è, diciamo, protratto nel tempo, però sono andata dal medico, mi ha dato cortisone, antibiotico, quindi ahimè. Andare a sudare e stare al freddo non è proprio il massimo, però non ci preoccupiamo perché comunque abbiamo tantissime cose da fare anche qua e sicuramente mi farò mandare dei piccoli video di aggiornamento dei lavori che sta facendo la ditta da Raffaele, che invece sarà là a controllare e a vedere appunto i lavori. Non perdiamoci d'animo, oggi abbiamo tantissime cose da fare. Vi faccio vedere la spesa che ho fatto, alcuni acquisti che ho. Insomma, un pochino di shopping proprio piccolo 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 che ho fatto a Primark e in un altro negozio che svendeva tutto al 50% e una ricetta, poi voglio creare con voi delle cose per i cani, insomma, ho tante cose da farvi vedere in questo vlog di oggi che è venerdì, sono a casa per il carnevale e di domani che è sabato perché poi invece domani sera andremo a festeggiare il compleanno di un nostro amico e domenica abbiamo la riunione del gruppo di rievocazione storica, quindi lì non, diciamo, non vi porterò con noi perché non sarò sola, sarò in compagnia di altre persone, perciò non mi metterò a filmare. Quindi bando alle ciance, andiamo subito a vedere la spesa. Allora, ho fatto qualcosina di spesa al Conad, ho preso questa maionese della Valsoia con la quale mi trovo benissimo, la farina di avena, quella integrale, ieri ho fatto delle piadine che condividerò con voi perché sono veramente buonissime, la farina di tipo 00 del Molino Rossetto che mi piace un sacco, ho trovato questa nuova linea di detersivi per i piatti che è vegana, sono 2 litri, l'ho pagata 2 euro e qualcosa e è molto conveniente, adesso la proverò, se mi piace nel caso farò un po' di scorta. Poi ho preso questa farina di tipo 1, è la prima volta che la trovo in una confezione così grossa, tra l'altro è di grano tenero decorticato, quindi per me che ho problemi all'intestino dovrebbe aiutarmi un pochino di più a digerirla. Farina di grano tenero tipo 0, quindi la Manitoba. Poi ho preso le vitamine C masticabili, erano in offerta, quindi le ho prese. Questa saponetta vegetale all'argilla dei provenzali, questa qua mi piace perché, vabbè, è vegana. E non è cruelty free, stanno attenti alle risorse che utilizzano per creare i loro prodotti. In più è nella scatola di carta, quindi mi piace per quello. L'idea è quella proprio di utilizzarla per il viso. Poi ho preso questi riccioli di mais che vi avevo già fatto vedere anche in un'altra spesa perché sono buonissimi. Intanto Runa vi saluta. La polenta quella pronta perché ogni tanto mi serve, la taglio a fettine, pronti via, la metto nella pentola, la faccio scaldare ed è ottima da mangiare ad esempio con degli affettati vegetali. Lo zucchero a velo, vabbè, le medicine, tralasciamo. La bevanda di soia, il Conad è uno dei pochi posti dove ancora riesco a trovare non il litro ma i 500 ml, quindi li sfrutto più facilmente e dove riesco a trovare ancora queste di riso nelle confezioni così piccole perché io non utilizzo mai così tanta bevanda e rischio a volte di sprecarla. Poi ho preso la panna da cucina della Oplà, quella vegana, e la besciamella sempre dell'Oplà vegana. In frigorifero invece li ho già messi via. Ho preso il gratin, che è questo grattugiato vegetale che io utilizzo tantissimo. Poi ho preso, queste sono le piadine che ho fatto ieri sera, quelle lì. Poi ho preso questo della Kyoene, che sono dei mini burger con zucca e carote. Ogni tanto li uso perché mi salvano i pranzi a scuola. E delle zucchine. Lo so che non sono molto sostenibili, anzi sì, e neanche economiche, però io ho una malattia per le patate e le zucchine. Prepariamo insieme i panciotti ripieni. Scusate, però voglio farvi vedere una cosa. Vediamo se riesco a farvela vedere. Guardate, prima che arriva tu, guardate, c'è un micio, c'è un micio. Torniamo ai panciotti. Servono 400 g di farina, io ho usato la 00, una bustina di vanillina, un pizzico di sale, 60 g di zucchero, io ho usato quello di canna, una buccia grattugiata di limone, 50 ml di olio, io ho usato quello di semi di girasole e 100 ml di latte di soia, qui prima che lo rovesciassi tutto.
mescoliamo latte e olio e poi lo versiamo e iniziamo ad impastare, prima con un cucchiaio e poi aiutandoci con le mani. Ok, l'impasto è fatto, adesso lo lasciamo riposare per mezz'oretta, scusate il telefono. Dopodiché andremo a rilavorare un attimino la pasta, stenderla, formare dei cerchi, riempirli con la marmellata e poi andremo a cuocerli in forno. Intanto che aspetto il tempo di riposo della pasta per fare quei panzerottini ripieni che stavamo facendo insieme prima, vi faccio vedere cosa ho acquistato oggi, diciamo shopping tra virgolette. In realtà cerco sempre di tenere molto contenute le spese extra, però insomma sono umana, ogni tanto capita anche a me. Sono passata da Primark e ho preso, allora partiamo da questa maglietta per Raffa, spero la vediate, mi sposto un po' indietro, delle tartarughe ninja, ecco, è venuta a salutarci, saluta, fatti vedere, anche lei vuole vedere, ciao, ciao, saluta, ciao, vabbè, giù bene adesso, brava. Dicevo, questa maglietta delle tartarughe ninja, poi, tanto va tutto da lavare, poi io ho trovato questa per me, fatta con cotone sostenibile, ve la faccio vedere più da vicino, ha i cagnolini, l'osso e le zampine, quindi questa ho detto assolutamente la devo prendere, 3 euro. Poi mi sono presa questo che è un, aiuto, come si chiama? Un marsupio, sia per andare a correre quando se ricomincerò, dai basta, quando se ricomincerò ad andare a correre, ma anche per lavorare con i cani, perché quando lavoro io metto qui dentro i premietti, in più è all'interno, l'ho preso apposta perché questo qua si lava facilmente, quindi quando metto dentro le mani sbausciate dei cani è ottimo. Poi ho preso questa per il mio nipotino, siccome domani lo vedo, dopo un po' che non lo, insomma, che non lo vedo per vari motivi, o che non sono stata bene, loro giustamente con i loro impegni, quindi domani lo vedo, gliela porto. E poi ho preso questi due che sono fatti con plastica riciclata, sono dei leggings, ma arrivano più o meno un po' più sotto al ginocchio, li ho presi di questo bel verdone. Mi piacciono perché hanno il bordo alto, quindi contengono la panza, e poi fatti così a costine, non so se si vede, e anche questi 3 euro erano in offerta, costavano di più però erano dei scontati, e li ho presi di quel bel verde lì e di questo colore che no, c'è un filo tirato, ma porca miseria, vabbè, non me ne sono accorta. Questi sono nati male perché non avevano neanche il, come si chiama, lo scontrino, la tipa mi ha un po' maledetto, vabbè, comunque di questo color borgogna, bordeaux, non lo so, basta. Ah no, e poi ho preso due cosine con cui io mi sono sempre trovata bene, questo che è una cremina alla vitamina C, mi ha aiutato tanto, lo usavo moltissimo l'anno in cui mi sono sposata, è un antiossidante, è vegano, è cruelty free e ne usavo veramente poco, però mi idratava tanto, quindi quando l'ho visto l'ho ricomprato, e questo con cui mi sono trovata benissimo, anche questo cruelty free e vegan, scusate, oggi mi continua a suonare il telefono, lava bene, lascia la pelle pulita, non mi secca la pelle, quindi l'ho ricomprato. Perciò questi sono stati un po' gli acquisti da Primark. Invece il negozio di cui vi parlavo, che ha fatto tutto lo sconto al 50%, scusate il casino, vabbè, gli assorbenti non credo che vi interessino perché c'è dentro un po' di tutto e di più. Allora, ho preso questo che ci servirà dopo, capirete perché l'ho preso. Poi ho preso questi perché quando sono là a lavorare e non sto lavorando in casa, eccetera, ma in giardino, non avevo dei guanti adatti, quindi me li sono presa anche perché già vi anticipo, ho in mente di preparare il terreno per l'orto,
un orto in piccolo, ma ce la faremo. Poi ho preso questo tappetino che in realtà mi servirà per quando lavoro con Runa con il problem solving. Avevo bisogno di un tappetino da mettere giù esclusivamente per quel lavoro, in modo da dare un inizio e una fine della pratica. Quindi utilizzare un suo tappetino non avrebbe avuto senso, perciò ne ho preso uno apposta per questa cosa qua. Poi ho preso questa salopette in jeans, anche questa secondo me è veramente carinissima. Così, con il bordo del pantalone che si può arrotolare oppure lasciare normale. Sì, non so cosa che capite, magari poi quando la indosserò ve la faccio vedere. Dei pantaloni, ma mi manca un pezzo. Ma è uscito o non me l'ha dato? Io ho preso anche un altro vestito. No, adesso. Non c'è? Vabbè, comunque i pantaloni sono questi, di questo cotone leggerissimo, con la gamba larga, che anche questi io li ho e li strauso. E avevo preso anche una tuta, mi sa che l'ho persa allora. Era di quel tessuto che scivola, mi sa che ce l'avevo tutto fatto sul braccio e mi sa che mi è scivolata. Niente, ragazzi, l'ho perso. Niente, l'importante è non averlo pagato e poi lasciato là, ecco, quello sì. E nulla, questi sono un po' gli acquisti. Adesso finiamo di preparare il dolcetto, nel frattempo preparo anche qualcosina per la cena di stasera e poi vi faccio vedere una cosa che secondo me potrà interessare tutti i proprietari di cani. Per questa torta salata ci servirà una busta di pasta sfoglia, va benissimo quella del Lidl, tra l'altro la maggior parte delle paste sfoglie sono vegane, sappiatelo. Poi cosa mettiamo? Il grattugiato, quello vegano, il gratì, cioè il formaggio grattugiato, anche quello vegetale, e queste fette che prendo sempre da Lidl, che sono un altro tipo di formaggio vegetale. Poi andiamo a tagliare a rondelle, io ho tagliato 4 zucchine, poi metto un pezzettino di dado, olio, pepe, sale e le lascio cuocere. Torniamo ad occuparci dei nostri panciotti. Andiamo a rimodellare un attimino la pasta, a stenderla e a creare dei tondi di un 9-10 cm. Vengono un po' altini, però poi potete tranquillamente ripassarli e schiacciarli con il mattarello. Andiamo a riempirli con marmellata, cioccolato, quello che più vi ispira e vi aggrada. Come sapete, in cucina bisogna avere 180 mani, quindi sono andata a chiudere la pasta sfoglia, a mettere un po' di pan grattato, il gratì, una spennellata di olio, 180 gradi il forno per una trentina di minuti. Poi sono andata a fare ancora un po' di biscotti e ho messo la cioccolata perché avevo voglia di fare una cosa un po' più porcellosa. Ok, i panzerotti sono tutti ripieni. Adesso andiamo a infornarli a 180 gradi a forno preriscaldato per 15 minuti. I ripienotti, come li ho soprannominati, sono pronti e adesso li lascio raffreddare, poi abbiamo il dolce di carnevale per stasera. Mentre aspetto di finire di decorare i panzerotti che abbiamo fatto insieme, che l'ho provato, non sono dolcissimi, però secondo me è normale perché dentro ci va la marmellata o la cioccolata e poi sopra si possono mettere varie creme tipo crema al cioccolato, crema alla gianduia, crema al pistacchio, zucchero a velo, sciroppo d'acero, sciroppo d'agave. Quindi secondo me l'impasto non è tanto dolce perché poi tra marmellata o cioccolato dentro e tutto quello che si può mettere sopra come decorazione ci sta. Però cosa volevo fare con voi? Volevo farvi vedere, più che altro imbastire, iniziare a preparare gli snaffle mat. Cosa sono? Sono sostanzialmente, poi vi metterò qualche fotografia da qualche parte, dei tappeti
fatti in versioni differenti, che servono per occupare la mente del cane in un'attività di ricerca, cioè ricerca di un premietto, quindi di qualcosa di gustoso. Vengono fatti con solitamente pannolenci, feltro, e si creano o tante tasche oppure tanti, io guardate, ne ho qui uno che ho iniziato, ma che poi appunto finiremo insieme. Vedete, si creano tutti questi, Runa è un uccellino, si creano tutti questi, come possiamo chiamarli, tentacolini, dove si incastrano dentro dei pezzettini piccoli di premietti, quindi qualcosa di veramente interessante per il cane, e il cane si mette alla ricerca e comunque si impegna in qualcosa, ed è un'attività secondo me molto importante per i cani, soprattutto per quei cani che magari hanno difficoltà a gestire i tempi morti, la noia, che comunque fa parte e va allenata anche quella. Quindi faccio vedere l'altro che ho intenzione di fare, quindi prepareremo le forme per creare anche gli altri due. Andiamo. Allora, io ho comprato un bel po' di pannolenci di questi tre colori accesi, perché un po' perché mi piacevano, in realtà è una ricerca olfattiva, quindi a livello di vista non importa tantissimo il colore. Partiamo dal tessuto arancione, dove ho ricavato un rettangolo che sarà la nostra base, poi su un quadernetto mi sono segnata che cosa volevo ritagliare dagli altri tessuti, e infatti da questo tessuto, da questo pannolenci verde, ho ritagliato un quadrato che poi ho tagliato piegandolo a metà, facendo un taglio non fino in fondo a metà, e poi l'ho piegato dall'altro lato per fare un secondo taglio a croce sostanzialmente. Poi vedrete quando lo punterò con gli spilli che cosa, ecco, cosa si viene a formare. Poi sempre da questo verde ho ritagliato tre tasche che andranno appunto a creare delle tascone. Da questo azzurro invece ho creato dei rettangolini che poi vedrete come verranno utilizzati. E sempre da quello azzurro queste due fasce con cui creo questa sorta di croce dove i premietti verranno incastrati. Ed eccoci qua, il primo lavoro è imbastito, queste saranno tasche, qua ci infileremo i premietti, poi farò delle cuciture laterali, qui verranno infilati sotto, qui verranno infilati sia sotto ma anche incastrati dentro in queste specie di caramelle, qui verranno incastrati dentro, e questo è un primo esempio di snuff mat. Adesso ve ne faccio vedere un altro tipo. Vado a disegnare sul pannolenci verdi un cuore che poi ritaglierò e andrò ad attaccare delle sorte di scaglie come se fossero un po' quelle del pesce, come vi farò vedere nella prossima clip, dove incastrerò i premietti per il cane. Allora ragazzi, è giunta sera, io sono arrivata a metà del riempimento del cuore che vi ho fatto vedere prima, ero convinta di riuscire a farvi vedere anche le altre due versioni, ma il lavoro è lungo, quindi se poi la cosa vi piacerà, magari lasciatemelo scritto nei commenti, vi farò vedere anche le altre due versioni. Io adesso finisco questa cosa, vado a sistemare la spesa che ancora non ho sistemato, preparare la tavola, aspetto Raffa e mangiamo. Quindi ci vediamo domani mattina, devo fare le pulizie. Per questa giornata è tutto, vi saluto e ci vediamo domani mattina. Ciao, a domani! Buona domenica, allora da che ci siamo lasciati ieri sera, ci rivediamo adesso che è praticamente domenica pomeriggio, primo pomeriggio. Ho fatto tantissime cose stamattina, però non ho avuto tempo di filmarle. Adesso esco con Runa e volevo approfittarne nel caso per salutarvi, perché non sono sicura che Raffa riuscirà a mandarmi i video di cui vi parlavo ieri sull'aggiornamento dei lavori alla casa, e non credo filmerò altro nel pomeriggio, perciò ho detto vi saluto, ci congediamo tra virgolette, e almeno ne approfitto e sono sicura di chiudere il video. Poi se dovessero esserci altre clip, altri brevi video, li metterò sicuramente dopo questa chiacchierata che ci siamo fatti. Io adesso appunto esco con Runa, ci facciamo una bella passeggiata, una delle tre già fatte durante questa giornata,
E nulla, io vi ringrazio, spero di avervi fatto compagnia. Se vi va, lasciate un like, commentate, iscrivetevi, attivate la campanella e ci vediamo al prossimo video. Un bacione grande, ciao a tutti! Vi lascio qualche clip del pomeriggio e della serata. Buona visione e al prossimo video!